Salve brava gente, eccoci qua ritrovati su Destron Empire e oggi ci troviamo a Kobe, Shin Nagata Ichiban Gai. Ci troviamo a Shin Nagata, è un posto vicino, è una zona di Kobe. È strano che io faccio video così all'esterno, che non abbiano molto a che fare con i toys, ma la ragione è molto molto semplice. Scorriamo un po' il mio smartphone e ci troviamo davanti due piedi belli grossi e andiamo sopra. E cosa ci troviamo davanti? Ghiao! Ecco qua il nostro amatissimo Super Bowl 28. Questa è la zona che ha dato i natali, se non so come si dice in italiano, che è la zona natale di Yokoyama Mitsuteru Sensei, che lui che ha creato il Super Bowl 28. Per cui in questa zona gli hanno dedicato un monumento, anche perché qui c'è stato il grande terremoto, è uno dei centri che è stato più devastati dal terremoto di Kobe del 1995, se non sbaglio. E questo monumento è stato fatto anche per come significato di rinascita dopo il terremoto. È uno dei primi, dei primissimi monumenti ad altezza, grandezza reale, cioè come nel cartone animato di un robot. Adesso ci sono i vari Gundam di qua di là, eccetera, ma questo è stato fatto, è stato progettato molto prima, ma è stato realizzato, se non sbaglio, nel 2009, per cui si parla già di un 15 anni fa. Ripeto, veramente un qualcosa di impressionante visto da vicino. Io sono venuto subito a vederlo quando l'avevano appena eretto e mi raccomando, mi ricordo che ai tempi ovviamente era molto più pulito, molto più, aveva il colore un attimino più luccicante, adesso un attimino sporco, vediamo delle zone arrugginite lì attorno al collo, però comunque chi ha fatto questo Super Bowl 28 era una ditta ovviamente che si occupava di fusione di ferro, era una fonderia, eccetera, e che ha lanciato questa idea e hanno prodotto questo mega robottone in metallo che è diventato proprio un monumento di questa zona. Bello, è inutile a dire che si tratta del primissimo Super Bowl 28. Non della seconda serie del 1980, ma della prima del 1963, quella che era stata trasmessa in bianco e nero, ma abbiamo così invece il nostro Tetsujin che prende colore in questo monumento. È veramente qualcosa di impressionante. Ti viene voglia di metterti lì vicino col telecomando, chissà se si muove. Adesso direi che possiamo anche, adesso sto filmando dal secondo piano, possiamo anche andare al primo piano e vedere proprio da sotto le proporzioni di questo mega robottone. Ed eccoci qua, siamo scesi al piano terra. C'è scritto vietato salire sulla statua, vedete questi mocciosazzi, mocciosazzi. In qualsiasi posto si vada non ascoltano mai quello che devono fare. Lasciamo perdere, vediamoci il nostro Super Robo 28, veramente tanta roba. Poi si sente che è bello in metallo quando è impressionante, veramente. Non avrà tutte le gimmick che hanno i vari Gundam, però è massiccio. Nelle sue proporzioni da bidone aspira tutto, è lui. È proprio quello del fumetto e del cartone animato dei primi anni 60. Purtroppo anche qua in Giappone c'è qualche cretino che si diverta a fare i murales, non è solamente un brutto vizio che c'è in Italia. Bello davvero.
Poi nelle parti importanti vediamo che è un buco che serve per fare uscire l'acqua e per fare in modo che non si accumuli dentro per evitare ulteriori ruggini. Vediamo i razzi qua dietro. I razzi non hanno le alette, ma le alette venivano fuori probabilmente nella versione del 1980, il secondo, cioè il Rinascimento. Nel primo c'erano solamente i razzi e basta. Beh, non c'aveva bisogno del jet Scrander per volare lui, mi volava già. Bene, proviamolo con un altro tipo di modalità video. Visto da dietro, con il grand'angolo super rinforzato, viene fuori una cosa così anche abbastanza strana. Però fa veramente il suo effetto, anche se con questo visione distorce un po' quello che sono le proporzioni. Benissimo, grazie per la visione, è stato un video un po' particolare per il mio canale. Bene, ci vediamo ancora sui video di Destron Empire, dove i prossimi saranno più tradizionali. Benissimo, allora brava gente, alla prossima. Ciao ciao.